Ed ecco qua il nostro super pacchetton. Non vedo l'ora di vedere insieme a voi che cos'è che c'è all'interno di questa super scatola. Dunque, io avrei dovuto pagare tutto 31 euro, ma con un buono sconto ho pagato 29 euro e qualche centesimo. Beh, insomma, non voglio spoilerarvi nulla, ma adesso andiamo subito a scoprire che cos'è che c'è dentro questa super scatola di Amazon. La favolosa casetta di pan di zenzero 3D della Ravensburger. Ravensburger, già, cioè, se magari eventualmente vuoi anche di sponsorizzarmi e collaborare con me, io ci sto. Cioè, quando l'ho vista me ne sono innamorata e per l'appunto, come dicevo prima, ho voluto subito acquistarla. Poi c'è very very Christmas sta cosa qua, e poi ha tutte le lucine, i led, si illumina. Ovviamente adesso andremo a montarla tutte insieme, cioè, e già il packaging ti fa venire voglia di comprarla come se non ci fosse un domani. Dentro troviamo tutta la baranam per poter costruire questa favolosa casetta di pan di zenzero 3D. Peccato che io non ci possa abitare in una casettina così, ma io veramente ci andrei a abitare subito in una roba del genere. Comunque, andando avanti, ora abbiamo i vari sacchettini con tutte le cosine, poi abbiamo le teguline, poi abbiamo le lucine LED. Abbiamo tutti i pezzettini per costruire la casa, praticamente i pezzettini si incastrano e non si incollano, un momento ASMR. Queste dovrebbero essere le fondamenta, credo, dove poter appoggiare la casina. E qua altra roba varia ed eventuale. Beh, comunque tutta mercanzia che serve per questa cosa fabulous. Qui dietro vediamo un po' com'è tutto il montaggio e ci dice che cosa contiene la scatola. Abbiamo svelato l'arcano, questo è il basamento ed ora andremo a montare tutto il resto della casina. Mi raccomando, se siete arrivati fin qua, commentate con un bel fiocco di neve, mi raccomando. Tanto, tanto supporto, tanti like, ovviamente, iscrivetevi, attivate la campanellina. Comunque è divertente questa cosa qua, è anche rilassante. Poi vabbè, sapete che le cose di Natale a me piacciono davvero tanto, quindi per cui questo è un divertimento per me. Ora devo montare queste due parti in questo basamento. Ci sono dei dentini e i dentini devono essere inseriti in questi appositi spazi. I pezzettini di puzzle dietro hanno il numerino e la freccettina perché ti indica in che posizioni vanno inseriti i pezzettini. Io sto procedendo con il montaggio della casina. Allora, una volta che i pezzi di puzzle vengono montati insieme, non è più possibile staccarli, praticamente rimangono attaccati a vita. Poi qui ci sono questa sorta di cerniera, chiamiamola così, ti dà la possibilità di piegare il pezzettino del basamento della casa, perché poi ovviamente, essendo la base della casa, dovrà essere rettangolare il pezzo, ok?
Insomma, pian piano la casa prende forma. È anche vero che una volta che la casa è montata, cioè per me rimarrà con me in casa a vita, non è che poi io la impacchetto e la metto via. No, 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 rimane qua con me perché è troppo bella da vedere. Ora vado avanti a montare il resto della casina. No, cari miei zuccherini e zuccherine, qua veramente cioè, sembra la fabbrica del Duomo un po' sta roba. Allora, un'altra fila l'ho montata, guardate bene, guardate bene, guardate bene, l'ho montata. Ora ho il numero 67, andiamo a montare, ok, e niente, io proseguo, ok? Vedete, nel frattempo altre piccole file, praticamente metto insieme tutti i pezzettini, faccio delle piccole file in modo che poi vado a collegare tutto quanto, almeno cerco di rendere un po' più fluido il lavoro. Ragazzi, allora, il montaggio della casa procede e va avanti, è veramente veramente carinissima, guardate come sono disegnate le pareti, ma cioè, se non è Christmas questo, veramente, io adoro. Ok, adesso vi faccio fare un giro dentro questa stupenda casina. Ebbene, la struttura c'è. Ora bisogna montare l'impianto elettrico di casa. Questi sono i LED. Tre pile. Ragazzi, l'impianto elettrico è funzionante. Ora dobbiamo montare il basamento. Bene, io nel frattempo sono andata avanti, ho montato il basamento con sotto la scatolina che contiene le pile per poter per l'appunto accendere i LED. Ho montato l'altro basamento, dopodiché ho montato anche questa sorta di barre, ecco, dove ho fatto passare tutta la fila dei LED, poi se io accendo, vedete? Olè! Si accende le luci della casettina. Spengo, ora prendo il basamento, lo metto nella sua apposita scatolina, ok, prendo la casettina e la metto sopra. La casetta l'abbiamo montata sul suo basamento e adesso accensione, 3, 2, 1, si va! Questa casetta, sono molto soddisfatta del mio lavoro. Qui sotto nell'info box vi lascio anche il link diretto per seguirmi su Instagram e se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice all'insù, commentate, condividete, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Ciao a tuttissimi!